Mi sono andata a comprare dei supermercati nel Regno Unito. Eh sì, cioè non è che sono andata a comprarli fisicamente, ma attraverso quei famosissimi strumenti chiamati REITs, che non sono, come dico sempre, i biscotti, ma sono i Real Estate Investment Trust. Comunque, per chi mi conosce sa che pronuncio male la S, per cui che se ne frega. Comunque ho messo questo REIT in portafoglio, anzi uno dei miei portafogli di trading 212, quello dedicato appunto a real estate, ma non può andare nel grafico a torta, nell'aerogramma, perché non sono azioni frazionate, ma ne parliamo a breve. Ora prima di tutto andiamo a vedere per quali motivi sono andato a inserire questo REIT nel mio portafoglio, quali sono le ragioni che mi hanno portato a selezionarlo rispetto ad altri. Ma questo lo scopriremo a breve. Ovviamente, come volevo sempre ricordare, questo non è un consiglio finanziario a investire, però il consiglio finanziario che ti posso dare a investire, che è quello più importante, è di lasciare un bel pollice in su per fare capire all'algoritmo di YouTube che i miei contenuti sono di tuo gradimento. E se nel caso tu fossi di passaggio su questo canale, beh, ti chiedo anche di iscriverti, di cliccare la campanella delle notifiche, così non ti puoi perdere nessun video successivo. Come direbbe Piero Pelù, vai bambolina, iscriviti al canale. Bleh. Vabbè, a parte le cavolate, basta tenerti sulle spine e andiamo subito al PC e andiamo a vedere di quale REIT sto parlando. Anzi, prima di andare ti ricordo che ho anche il blog, oltre a questo canale YouTube, www.risparmioinvesto.com. Bene, partiamo con l'azienda. Ed eccoci qui sul sito dell'azienda in questione, ticker SUPR, quotata all'London Stock Exchange, nella sezione AIM, quella delle aziende a piccola e media capitalizzazione. Supermarket Income REIT, e come dice il nome, si tratta di supermarket. È un PLC, per cui ovviamente una Public Limited Company, ed è un REIT che si dedica appunto all'investimento in supermarket, nella proprietà degli stabili che vanno poi a ospitare i supermarket e che cercano di formare appunto il futuro modello, diciamo come dicono loro in questa sezione, del grocery. Per quanto riguarda il Regno Unito, si tratta sia di grocery fisico, per cui appunto della gente che va a fare gli acquisti degli alimentari, ma anche dell'e-grocery, per cui degli acquisti che vengono fatti online. E lo andiamo a vedere subito di cosa stiamo parlando. Quello che si propone all'azienda è non solo di dare un succoso dividendo, e questa azienda sicuramente piacerà a Gianluca Ranieri Bandini, che come me condivide questa passione per i REITs, ma anche di avere un capital appreciation, per cui una potenziale crescita del valore delle azioni. Andiamo a vedere alcuni file che si possono trovare sul sito internet, che devo dire è fatto benissimo. Sono poche le aziende di cui ho trovato un sito web così chiaro e preciso e tra l'altro coinciso in cui andare a trovare le proprie informazioni, quelle che ci servono. Andiamo a guardare alcuni file adesso e poi andiamo a fare anche a dare una piccola occhiata sul sito di Simply Wall Street. Andiamo a vedere alcune presentazioni. Prima di tutto abbiamo questo fact sheet del 2020 che ci va un po' a sintetizzare quello che è l'azienda. Al momento l'azienda possiede un portafoglio che è valutato in 901 milioni di pound, con degli affitti che vengono a essere circa dell'importo di 45,5 milioni di pound annualizzati, e con un lease, per cui con un contratto fatto ai chi affitta agli stabili, di circa 16 anni, che non è niente male, per cui per 16 anni abbiamo tutto questo flusso di cassa che entra. Quali sono i supermercati? Abbiamo 5 Sainsbury e poi abbiamo 8 Tesco, e chi è stato nel Regno Unito conosce bene queste due aziende. Aldi, un solo supermercato, Aldi anche conosciutissimo, perché è, diciamo, il maggior competitor di Lidl. Due Morrisons, io amavo fare la spesa a Morrisons quando vivevo nel Regno Unito, e poi anche quest'altra azienda che si chiama Waitrose, che assolutamente non conosco, Waitrose. Mai sentita. Allora, attualmente le azioni, questo è un prospetto più anzianotto, oggi guardavo erano 105 pence. Attenzione che le quotazioni sono in GBX, per cui in pence. Questo valore va diviso per 100, per cui attualmente una singola azione di Supermarket Income REIT costa 1,01 pound. Anzi, stamattina, io sto registrando il 16 novembre 2020, 1,05 pound. Per cui andiamo a vedere che la loro azienda cerca di essere a più canali, la tradizionale vendita in negozio, le delivery, diciamo, per cui l'acquisto in negozio la delivery fatta a casa, e poi anche il click and collect store, cioè uno prenota la spesa e poi va a prendere il negozio, oppure ovviamente la spesa fatta online è consegnata a casa. Qua ci sono anche alcune piccole informazioni che possono essere utilissime. Prima di tutto, tutti quanti gli stabili sono moderni, per cui sono state appena costruite, e poi andiamo a vedere anche quello che è stato speso in prestiti con le banche per quanto riguarda appunto Supermarket Income REIT. Il principale metodo di online grocery distribution è nel Regno Unito,
con il 90% degli ordini fatti da Tesco che sono fatti in negozio. E poi tra l'altro è stata fatta anche una joint venture con un fondo pensione, quello della British Airways, per andare appunto a sostenere alcuni altri negozi che sono sempre di Sainsbury con un accordo a 50-50, per cui c'è anche, oltre ai 45 store fisici, c'è una serie di negozi che sono fatti in joint venture, che andiamo subito a vedere qui. Tra l'altro, nella versione portafoglio abbiamo sia quelli che sono direttamente posseduti e di quelli che sono quelli di cui parlavamo prima, e di cui tra l'altro si può anche andare a scaricare un dettaglio in Excel con l'area che è coperta da ogni singolo negozio in termini di piedi quadri, l'area di vendita in termini di piedi quadri, quanti posti auto ci sono per ogni negozio, se ci sono dei caffè e quali, in questo caso ad esempio parlo di Costa Caffè, ho spostato tutto, qual è la popolazione servita per quanto riguarda quel paese, e poi anche il rent, per cui l'affitto che viene passato annualmente. Qui sono dati molto importanti per capire anche quali sono, diciamo, i profitti probabili e la probabile crescita futura. Andiamo a vedere appunto invece che poi c'è anche un portafoglio fatto di joint venture, che è fatto da una miriade di altri negozi, che sono questi qui in rosa, anzi arancione, quali rosa. E con questa joint venture c'è un contributo di 51 milioni di pound, esclusi i costi. Come dicevo prima, è una joint venture al 50% fatta con British Airways Pension Trustee Limited, che ha acquistato appunto il 25.5% in acquisizione del portafoglio. Una cosa molto interessante, perché Sainsbury e Tesco sono i due grandi distributori di grocery nel Regno Unito, quelli che si dividono il mercato, e il portafoglio appunto di questa joint venture va a maturazione il 2023. Comunque è una cosa molto interessante per chi volesse vedere non solo la parte relativa alle proprietà aziendali, ma anche quella della joint venture. Qui abbiamo anche dei dati che ci dicono perché investire in questo settore e non in altri. Il grocery, per cui l'acquisto degli alimentari non è ciclico, perché tutti quanti dobbiamo andare a mangiare tutti i giorni, e quindi c'è una scarsissima volatilità del settore e dei subsettori connessi. Poi ci sono 30 anni di storico che possono essere intranciati con, diciamo, delle performance stabili che sono prevedibili nel futuro, e poi anche perché c'è una grande parte di istituzionali che sono appunto investitori nei tenants, per cui Tesco è quotato in borsa, Sainsbury è quotato in borsa, Morrison è quotato in borsa, per cui ci sono anche delle cose relative a questo settore che possono spingerlo maggiormente. Per cui una cosa che mi ha interessato molto di questo REIT è che non vado a investire direttamente nelle aziende che hanno i propri negozi, per cui Tesco, Sainsbury, ma di chi gli affitta gli immobili, e questo tende a darmi un po' più di sicurezza. Andiamo a vedere anche una presentazione per quanto riguarda il supermarket Income REIT. Questa è la presentazione year to date fatta al 30 giugno 2020. Al di là di andare a conoscere un po' tutto il team che gestisce l'azienda, possiamo andare a vedere che quando è stata realizzata questa presentazione a giugno 2020, la capitalizzazione di mercato era già 521 milioni di pound, con 45 negozi in portafoglio, 100% degli affitti pagati. Questo è un dato molto importante, soprattutto in termini di pandemia, un affitto che cresce in media di 2.5% anno, per cui non solo legato all'inflazione, perché l'inflazione è un po' più bassa in questo periodo. Andiamo a vedere alcuni altri dati. Le vendite in termini di grocery sono salite anche nella pandemia, con un più 8% annualizzato. Le vendite per quanto riguarda l'online sono cresciute del 13% rispetto a un 8% pre-Covid, e ora c'è anche un 80% di acquisti in più fatti nel negozio fisico rispetto a un 74% pre-Covid. Un altro dato che volevo fare vedere è l'investimento nelle proprietà. Rispetto agli anni precedenti, appunto, l'anno precedente l'azienda aveva investito 368 milioni di pound, adesso ha altri 539 milioni di pound, ha anche l'investimento nella joint venture, 56 milioni di pound, come dicevamo prima, e 20 milioni di pound di cash, con un totale degli asset che vanno ad arrivare a 617 milioni di pound, questo sempre a giugno 2020. Questa slide invece ci mostra la situazione riguardo agli affitti. A giugno 2020 il lease era di 16 anni, con il 91% degli affitti linkati, per cui legati all'inflazione, e invece il 9% con degli accordi pre-contrattuali di aumenti annualizzati. Attualmente le finanziarie vengono gestite prevalentemente da HSBC, Bayern LB, Deka Bank e Wells Fargo. Questi sono i prestiti, diciamo, che l'azienda fa per comprare gli immobili, con una media per quanto riguarda i finanziamenti del 2% e con una maturazione del debito di circa 4 anni.
A giugno 2020 quello che era l'income per quanto riguarda gli affitti ricevuti dagli store di proprietari era 38,7 milioni di pound e quelli ricevuti dalle joint venture 5,8 milioni di pound. Quindi stiamo parlando di quei 45 milioni di pound di cui parlavamo prima, che sono tutto cash che entra nelle casse dell'azienda, con un investimento totale del proprio portafoglio che si va ad attestare intorno ai 790 milioni di pound, che comunque è una crescita esponenziale se si pensa a quello che l'azienda possedeva poco prima, diciamo l'anno prima. Inoltre l'azienda cerca anche di risparmiare soldi per quanto riguarda l'energia e installa dei pannelli fotovoltaici su tutte quelle che sono gli immobili che vanno ad essere ad affittati. Questa slide è molto importante per capire quello in cui l'azienda sta facendo e come sta crescendo. Aveva 7 asset a giugno del 2019 e mentre adesso a giugno, diciamo del 2020, al settembre anzi del 2020, come dice la slide, sono 45 gli asset di proprietà. È per questo che dico che l'azienda ha delle forti prospettive di crescita. Scorrendo abbiamo anche nelle slide che ci mostrano dove sono principalmente i vari store e poi anche una divisione per quanto riguarda gli store di proprietà. Un 44% sono Tesco, un 38% sono Sainsbury's, un 10% sono Waitrose e il 9% rimanente sono di Morrison e poi una quota piccolissima che non viene neanche riportata perché un solo negozio è Aldi. Qui andiamo anche a vedere come sono distribuiti i negozi in termini totali. Quasi il 60%, il 58% sono distribuiti a Londra e nel sud della nazione, 11% nel Nord West, poi un altro 4% nel Sud West, 13% nelle Midland, nel West Midland, 7% nell'East Midland, Yorkshire and Ambleside il 4% e poi nell'est della nazione il 4%. Questa slide va a mostrare le possibili crescite in termini di vendite per quanto riguarda il grocery. Come dicevamo prima, c'è stato un 8% di crescita per quanto riguarda il grocery sales anche durante la pandemia. Questo è molto importante per capire che il settore è in forte espansione, è in forte crescita e qui abbiamo anche dei dati pre-Covid e post-Covid che ci vanno a dimostrare come soprattutto nel post-Covid la crescita esponenziale delle vendite per quanto riguarda il settore alimentare è molto più marcata. Adesso andiamo a dare un'occhiata anche su SimpleWorldSit per andare a guardare alcuni dati importanti. Prima di tutto il prezzo che è stato messo, diciamo, sul mercato azionario nel 2017, il 31 luglio, per cui non c'è uno storico enorme da poter andare a controllare, sono solo 3 anni. Diciamo che il prezzo ha delle resistenze intorno al pound 0,3, ma comunque è piuttosto stabile, a parte appunto quello che è successo a marzo, ma un po' per tutti. E di ritorno incluso i dividendi negli arco dei 3 anni precedenti è di un 22%, con una volatilità bassissima, proprio perché il settore non è ciclico ed è essenziale per la vita di tutti noi. La valutazione è leggermente sopravvalutata al momento, il valore dovrebbe essere circa 75 pence, al momento è un pound 0,5, però ovviamente questi sono valori che vanno tenuti un po' con le pinze, anche perché è un'azienda quotata da pochissimo sul mercato e poi anche perché ovviamente si guarda a lungo periodo e soprattutto al dividendo. Per quanto riguarda la possibile crescita futura, abbiamo un 15,8% per quanto riguarda gli earnings annuali, ma anche un 17,5% per quanto riguarda il fatturato. Poi se andiamo a vedere il free cash flow e il cash flow from operation, anche qui ce n'è tantissimo. Per quanto riguarda la salute finanziaria, vi stupirà tantissimo la cosa che hanno tantissimi, così tanti asset che vanno a coprire tutto e vanno praticamente a minimizzare i possibili debiti, che sono pochissimi rispetto a quello che sono gli asset e anche il cash, che è poco perché ovviamente tutto quello che proviene come cash è il cash flow proveniente dagli affitti, poi essendo ovviamente un REIT è l'unica fonte di reddito che si può avere. Dividendo molto succoso, 5,61%, che è al di sopra della media di mercato e anche al di sopra all'industria di riferimento. Un payout ratio del 73% al momento, ma che l'azienda vuole portare di proposito, per quello che ho letto appunto dall'analisi aziendale, intorno al 90%. Un'azienda che è prettamente, come si può dire, quasi padronale, perché è piccolissima. La capitalizzazione, come dicevo prima, è bassissima. Al momento è a 695 milioni di pound. Se guardavamo il report dell'anno scorso era a 380, per cui il market cap è aumentato del doppio quasi nell'arco di un anno. Io credo moltissimo in questa azienda, ci ho investito, non dico quanto perché lo voglio far vedere nel mio report, diciamo mensile, quando vado a fare l'analisi dei miei investimenti di fine mese, per cui ci vediamo a inizio dicembre per capire quanto ho investito e se mi ha reso, anche se non mi attendo tantissimo nel breve periodo. I dividendi vengono distribuiti in maniera trimestrale con un valore azionario che è del circa un pound, diciamo che ogni euro e 20 si può comprare un'azione più o meno, per cui con 100 euro si comprano più o meno 98 azioni. Questo non per dire quanto ne ho comprato, però è molto interessante secondo me capire che questa azienda per il settore di riferimento, per come ci è entrata, per quello che possiede,
ha dei forti potenziali di crescita. Io ci sto credendo tanto, per cui ci ho investito una sommetta. Bene, andiamo via dal computer perché mi sono scocciato a parlare senza farmi vedere e voi, secondo me, vi manca. Eccoci arrivati anche alla fine di questo video, a questa piccola finestra su questo REIT, The Supermarket Income REIT, che secondo le mie analisi, per quanto mi riguarda, può essere veramente un buon investimento per me, con un roseo futuro, anche perché il settore della grande distribuzione, della GDO in ambito alimentare, sta prendendo quote di mercato via via che si sta evolvendo e secondo me questa particolare tipologia di azienda, questo REIT, Supermarket Income REIT, può avere appunto dei grandi vantaggi nell'essere il proprietario degli immobili e non l'azienda stessa che vende il grocery, per vari svariati motivi, così come per tutti quanti gli altri REITs che ho inserito nel portafoglio. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di Supermarket Income REIT, se la conoscevi, se l'avevi già in watchlist o se è la prima volta che la senti nominare, perché è veramente tiny tiny, piccolissima. Bene, lasciami le tue impressioni qui sotto nella descrizione per farmi sapere le tue impressioni e poi ti ricordo come sempre che puoi lasciare un pollice in su se questo video è stato di tuo gradimento e come sempre iscriviti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti i video successivi. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, miau, bau, micio.